tutti voi da Sordustinato. Questa volta vi parlerò del film francese Valerian. Che palle! Sì, lo so, sua santità. I film francesi hanno questa brutta reputazione di essere dei film pallosi. Però non sono tutti così, su via. Allora, mi lasci finire di parlare. È un film diretto da Luc Besson, che è stato uno dei pochi registi francesi a eliminare quei cliché, quei modi di fare, di slegare il cinema francese da quell'approccio che per molti è ostico e non piacevole. Sorretto da una robusta pubblicità, il film è già uscito in America e non è che sia stato ben accolto sia dal pubblico che dalla critica. Però a ben guardare vale la pena di essere visto. E veniamo un po' alla storia. L'inizio è fantastico e ci racconta di come la Stazione Spaziale Internazionale, che al momento volteggia sopra le nostre capocce, lentamente nei decenni diventa sempre più cosmopolita, sempre più grande ed enorme, finché alla fine arriveranno anche gli alieni a fare tappa alla stazione come punto di approdo o per visitare la Terra, e diventerà sempre più grande a tal punto che alla fine sarà inviata fuori dall'orbita terrestre. Poi la storia si soffermerà sul mondo di Mule, questo mondo dove c'è della gente bella, pacifica, che si gratta sempre quei posti perché sta in un mare idilliaco sulla spiaggia e fanno sempre l'amore, fantastico, bellissimo, fin quando poi dopo non vengono sconvolti da un cataclisma. È a questo punto che subentreranno i nostri personaggi, ovvero Valerian e Lorelaine, che praticamente non faranno altro che essere inviati in missione su un pianeta deserto in un market che potrà solo essere visto attraverso della strumentazione molto particolare, perché vivono in un multiuniverso. Riusciranno a recuperare questo manufatto, questo oggetto di quel popolo che vi ho citato prima, riportato su Alpha, questo è il nome dell'enorme, gigantesca stazione spaziale che è diventata attualmente, dove vivono dozzine se non centinaia di mondi, di pianeti con il loro habitat. Alla fine scoprono che però Alpha è in grave pericolo. E sì, perché c'è una minaccia sconosciuta che la sta mettendo in pericolo di sopravvivenza. Il loro compito è quello di scoprire chi o che cosa sta causando questi problemi. Ok, non andiamo oltre con la storia. Parliamo invece del regista, Luc Besson. Stiamo parlando di un regista che ha realizzato e ci ha regalato dei personaggi memorabili attraverso film come Nikita o Leon. Il problema è che questo film non ce ne regala personaggi che resteranno nella nostra memoria. Ed è un vero peccato, perché poteva essere qualcosa di molto più interessante, molto più bello, nonostante tutte le immagini su immagini, i mondi paralleli di molti universi e di habitat differenti. Il film si ferma a questo punto, a questo limite. Ora, non possiamo non fare a meno di mettere il film a paragone con un suo film precedente, ovvero con Il Quinto Elemento di Luc Besson. In quel film lui riuscì a dare vita e respiro a dei personaggi, a dare psicologia a una storia. Purtroppo, a parte i due agenti che hanno una tresca fra di loro, manca completamente di pathos per quanto riguarda i personaggi. Però attenzione, è un film che nonostante la sua durata, dura più di 2 ore, tiene con fiato sospeso, è un continuo flusso di immagini che non avete idea. Ed è questo un elogio eccezionale per un film che rispetto a certe schifezze americane, vedi la saga di Transformers, abominio. Sua santità, l'ho capito. A me però i Transformers mi fanno schifo. Non è colpa mia, se fossero stati scritti non sulla carta igienica, ma su un pezzo di carta decente con uno sceneggiatore decente, potevano anche diventare delle storie molto belle. Invece sono come delle corazzate potionche. Il giocattolo funziona e funziona decisamente bene, soprattutto grazie a Clara Delevingne, che è il personaggio femminile del duo e che
dietro quella sua spavalderia, quella sua serietà, si nasconde in realtà il ruolo più importante di donna forte e di punto di congiunzione fra il dovere e l'amore nei due personaggi. Altro personaggio che secondo me vale molto la pena di essere salvato è quella del generale, interpretato da Sam Spruell. Veramente molto bravo, perché ci dà l'idea dei dubbi, delle perplessità che anche un militare può avere di fronte all'operato dei suoi predecessori. È una favola pacifista che però mette ancora una volta in luce la negatività dell'animo umano. Proprio non riusciamo proprio a non fare stronzate, a non fare casini ovunque andiamo. Perché? Io non lo so, perché? Perché? Girato con un budget altissimo per un film francese, in America è già uscito e, come ho citato, è stato veramente molto maltrattato. Ora ovviamente spera che in Europa e nel resto del mondo gli dia nuova linfa, però non è che in Francia sia andato veramente molto bene, quindi staremo un po' a vedere. Eppure, nonostante questo, è veramente un film che non ti lascia mai un attimo di tregua, nonostante la sua durata. Qualche battuta è fuori luogo, ma bisogna anche ricordare che Luc Besson è un gran romanticone e che quindi gli si possono perdonare certe battute che obiettivamente sono un po' fuori posto all'interno del film. Il film di fatto è un enorme, gigantesco videogioco ed è proprio questo un altro limite, perché oramai ci dà e ci trasmette un senso di déjà vu e non è proprio un bel biglietto da visita. Ora, qualcuno ho letto che ha voluto fare delle analogie con Avatar. No, scusate, questo film, Valerian, con tutti i suoi difetti, è però mille volte migliore di quella stronzata enorme di James Cameron. Perché, perdonatemi, ma caspita, va bene le scenografie, va bene gli effetti speciali, ma se un film mi fa capire come si svolgerà e come terminerà dopo i primi 20 minuti, che cavolo! Perlomeno che abbia un minimo di storia! Ecco appunto! Un minimo di storia, ma per favore, dai, avanti! Grazie, grazie. Ora, immergetevi in questo mondo fantastico, divertente, non aspettatevi un capolavoro o il miglior film di Luc Besson, però sicuramente vi piacerà, ne sono più che certo. A questo punto il mio invito è quello di iscrivervi al mio canale. Iscrivetevi! Sì. Mettete un like. Mettete un like! Sì, non c'è bisogno di fare il pappagallo, sua eminenza, vi faccia finire, ok? E soprattutto commentate. Grazie a tutti voi e buona visione. Sua santità, per favore, non può disturbarmi ogni volta.